il settore politiche e sociali nell'ambito del PLAS con i comuni di Porto Torres e Sorso Estintino ha pubblicato sul sito www.comune.sassari.it l'avviso Includis 2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla creazione di un partenariato per la coprogettazione e l'attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. Le domande dovranno essere inviate al Comune di Sassari, settore politiche, servizi e coesione sociale, via PEC, all'indirizzo protocollo @pec.comune.sassari.it, entro le 12 del 15 ottobre. Sono invitati a partecipare gli enti pubblici e le organizzazioni del terzo settore. Dopo la positiva esperienza del progetto Reciprocamente, avviato nel 2018 e concluso nel 2020 con 71 tirocini attivati per l'inclusione attiva di persone con disabilità, il Comune di Sassari, tramite l'avviso Includis 2021, cerca soggetti partner per coprogettare un nuovo intervento volto a promuovere la realizzazione di un sistema di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità. Il progetto è finalizzato al recupero delle capacità di socializzazione e più in generale a un reinserimento sociale partecipato. L'obiettivo è contribuire all'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali, di inclusione attiva e di sostegno all'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti con disabilità presenti sul territorio dell'ambito PLAS. Inoltre, sul sito del Comune è pubblicato anche il calendario provvisorio di utilizzo delle palestre scolastiche per la stagione sportiva 2021-2022. Gli interessati potranno presentare osservazioni entro le 12 del 28 settembre. Nei giorni scorsi, il sopralluogo effettuato all'Ippodromo Pina di Sassari da MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha finalmente dato esito positivo e si potrà riprendere a correre forse già dal 1 ottobre. Nel calendario autunnale, tra le tre gare già in programma, ci saranno anche le quattro da recuperare e sono quindi previste ben 7 giornate per la soddisfazione di tutti gli addetti ai lavori. Sarà ovviamente importante mantenere la cura dei dettagli affinché il prezioso ippodromo sassarese possa rimanere in condizioni ottimali. Il timo, di cui esistono centinaia di specie, è una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle lamiacee, originaria dell'Europa centro-meridionale e dell'Asia occidentale. Attualmente cresce spontaneamente lungo i litorali e nei luoghi sassosi, aridi e soleggiati di pianura e montagna fino a 900 metri sul livello del mare di tutta l'Italia. Oltre ad essere una pianta officinale, il timo è una pianta aromatica endemica sardo-corsa. In Gallura si trova nel Monte Limbara, nel resto della Sardegna è presente nel Goceano, nel Marghine, nel Gernargento e a Montiferru. La pianta del timo è alta circa 30 cm, si semina in primavera e si utilizzano in sommità fiorite le parti raccolte con tutto il fusto da aprire a fine estate e lasciate essiccare all'ombra. Il suo fusto è legnoso nella parte inferiore, è molto ramificato e sui suoi rami sono allineate delle foglioline piccole, verde scure e tendenti al grigio. I suoi fiori sono minuti e tubolari di color bianco e rosa. I frutti sono costituiti da quattro acheni color terra rossa e sono inseriti in fondo al carice del fiore. I fiori sono profumatissimi e molto ricercati dalle api che ne ricavano un ottimo miele. Grazie alle sue incredibili proprietà antibatteriche, la tintura madre del timo è molto efficace contro l'acne. Inoltre il timo stimola l'appetito e aiuta il processo digestivo. Poche foglie di timo in una tazza d'acqua bollente fanno bene all'intestino. Il suo intenso aroma che influenza l'attività dei neuroni. Ricco di calcio e di ferro, il timo ha proprietà espettoranti e balsamiche utili per la flessione delle vie respiratorie. Il timo contiene un olio essenziale che ha proprietà antisettiche, toniche, digestive ed depurative. Per uso esterno è un buon cicatrizzante, leggermente analgesico per il mal di testa e i dolori muscolari. Il timo viene usato anche per combattere i reumatismi, la debolezza nervosa e problemi respiratori, rilassando corpo e mente, ma anche
anche per le sue proprietà deodoranti, antibatteriche e calmanti. In ambito cosmetico, il Tivo è indicato per tutte le pelli grasse e impure. Estratte e suori essenziali vengono usate per preparare shampoo, lozioni e polvere per il corpo e per i capelli grassi. Gli antichi greci attribuivano al suo aroma e virtù eroiche, tanto che i soldati tonificavano il loro corpo con acqua di Timo, bevevano tisane per rinvigorire il loro animo e nei loro banchetti offrivano agli invitati, prima del pasto, una coppa di vino aromatizzato con miele al Timo e altri ingredienti. Gli egizi col Timo preparavano unguenti per l'imbalsamazione, che impediva la putrefazione e la proliferazione batterica. Anche i romani sfruttavano le proprietà antisettiche del Timo per conservare derrate alimentari, per purificare l'aria negli ambienti chiusi, per aromatizzare i cibi e i formaggi, e bruciavano la pianta credendo che i fumi tenessero lontano gli scorpioni. Inoltre veniva utilizzato per il mal di testa come decotto preparato con l'aceto e applicato sulle tempie. Il timo, molto usato per aromatizzare cibi e bevande in Sardegna, è conosciuto anche come erba barona e viene chiamato nebidedda, stumbu, alba barona, armida, amenta de Santa Maria. Non è stato previsto neppure un euro in finanziaria per la Blue Tongue, è quanto denuncia Coldiretti Sardegna, che ha inviato alla terza commissione le proprie osservazioni su una proposta particolarmente complessa, dove una parte rilevante delle risorse previste non potranno essere trasformate in impegni di bilancio entro la fine dell'esercizio finanziario 2021, per la quale mancano poco più di 65 giorni lavorativi. Ma oltre ad una serie di punti critici, l'organizzazione rimarca ed evidenzia l'assenza e il punto sulla Blue Tongue, che sta imperversando ormai in gran parte del territorio regionale e che in 40 giorni ha raggiunto 1.186 allevamenti per un totale di 416.719 capi coinvolti, dei quali 37.198, cioè il 9%, presentano sintomi. E quasi l'1% sono morti. Coldiretti Sardegna si è tenuta fuori dalla creazione di inutili e pericolosi allarmismi che non avrebbero portato a nessun risultato positivo per le aziende agricole e ha puntato invece a garantire agli allevatori il risarcimento delle reali perdite dovute ad errori della pubblica amministrazione, anche se da oggi non risulta programmato neppure un euro. Coldiretti Sardegna inoltre chiede di integrare ed estendere i rimborsi previsti per gli esami della reazione a catena della polimerasi eseguiti sui capi bovini nell'anno 2021, nel limite complessivo di 2 milioni di euro anche al settore ovino, prevedendo un arco temporale pluriennale. Nel particolare, Coldiretti Sardegna denuncia l'assenza di alcuni punti importanti, oltre alla Blue Tongue, la sfida all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, che pare scomparsa dall'orizzonte delle priorità della giunta regionale, e l'integrazione e miglioramento di altri, come il coordinamento di alcuni interventi con il programma di sviluppo rurale. Secondo Coldiretti Sardegna è una priorità strategica rivisitare il sistema delle agenzie agricole che doveva precedere la nascita dell'organismo pagatore. Inoltre, pur esprimendo apprezzamento per la rivisitazione del servizio fitosanitario regionale, ricorda la carenza di personale dell'assessorato agricoltura, al quale, anche a seguito della nascita dell'organismo pagatore, vengono assegnate competenze senza trasferimento del personale, come nel caso degli usi civici. Cominceranno nella giornata di martedì 28 settembre nell'Aula Magna dell'Istituto Ciusa le celebrazioni delle Diane. Nel corso della manifestazione ci saranno diverse performance artistiche, musicali e letterarie. L'evento è promosso dal Comune della provincia di Nuoro, dal MAN, dal Consorzio Universitario Nuoro e Fondazione in Sardegna. Questi eventi sono stati organizzati per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, una delle figure più importanti della storia della nostra regione. Il primo evento della rassegna sarà Grazia Deledda, una donna che non pose limiti alle donne, dove si vuole celebrare anche il coraggio delle donne afghane che stanno attraversando un periodo molto difficile. Oltre ad Antonio Muroni interverranno anche il presidente della regione Christian Solinas, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola e di quella di Sassari Gavino Mariotti,
oltre che le giornaliste Mariangela Pira e Farian Sabai. Bentornati all'era della pizza. Buongiorno. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Era da un po' che non ci si vedeva. Tu d'altronde Matteo è sempre pieno di impegni. Io tra clienti, personale, donne, perché dovete sapere che è sommerso da richieste amorose. Di mie figlie, mia moglie. Sì, 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 tutti così dite. Niente, quindi riprendiamo finalmente la nuova serie di puntate e vedo però un'aria di freschezza nuova. Sì, sì. Che cosa? Cambiando tipologia, oppure stiamo inserendo delle pizze di mare anche nel nostro menù. E oggi andremo a vederne una. Ecco, fammi di polpo. Eccolo qua. Rucola. Carpaccio di polpo, pomodorini e rucola. Naturalmente tua invenzione. Sì, sì. Vedo il pomodoro, quindi è rossa? Rossa, bella. Ok. Cosa facciamo? Facciamo una bella multicereali. Una multicereali. Come andiamo subito a fare con i nostri impasti. Sempre lunga lievitazione. Bello, già, impasto. Andremo con una seggiola molto delicata. Quindi noi c'erano una new entry all'era della pizza. Ma toglimi una curiosità, come mai sei passato al mare? L'estate ti ha lasciato il segno o qualcosa del genere? Il polpo mi ha portato fortuna anche al talent che abbiamo fatto a Bologna. Coronandomi il re della pizza, quindi mi sono affezionato anche un po' al mare, visto che pizze di mare all'era della pizza ce ne fanno poche. Siamo sempre stati più indirizzati su pizze di terra. Sarà una pizza semplicissima, una margherita, che fuori cottura poi verrà adagiato il nostro polpetto. Che hai già precedentemente lessato, vedo. Lessato, fatto a carpaccio, poi con la frettolatrice ho ricavato delle piccole fette che poi adagerò sulla nostra base pizza. Ma quella è rucola o basilico? Cos'è questa che hai messo? Un po' di basilico. Ah, per la rucola la metti sempre a crudo dopo. Sì, sì. Ovviamente, e allora possiamo già andare in forma. Siamo qua anche perché lo sai, piuttosto è da un po' che non venivo. L'angolino come sta? Bene, bene, grazie. E infatti tutti i clienti dicono: vabbè, Graziano, ma non sta venendo. E tu cosa rispondevi? Tu sì, anche ieri. Ascolta, ma dimmi come hai trascorso quest'estate. Allora, quest'estate, come avete notato, amici a casa, non abbiamo fatto poche puntate perché c'è stata quell'ondata di caldo allucinante. Sì. Quindi ci siamo un po' bloccati con le registrazioni. Beh, tu non hai idea di quanta gente mi ha chiesto, dice: ma come mai Matteo? Te, Matteo, è un pesce fuor d'acqua, ho detto. Perché a tutti. Al mare, tutti i giorni in acqua. Ma ferie ne hai fatto? Sì, abbiamo chiuso dal 14, eravamo assieme. Esatto, abbiamo fatto le vestizioni dei candelieri insieme. E poi, dove sei stato in ferie? No, eravamo qua in zona, senza spostarci molto. Sai, con queste restrizioni, tutte queste nuove preoccupazioni che ci sono state col Covid, ha cambiato un po' l'umore a tutti. Dai. E durante queste ferie il tuo rapporto con la birra com'è stato? Molto buono. Intenso. Come si può notare dal mio profilo? Intenso. Sì, birre sempre fresche, sì. Croccanti. No, io invece tutta l'estate, siccome dicono che la birra fredda fa male, io la bevevo a temperatura ambiente. No, ci credo. Sì, 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 perché è più di 70, lo sai. Sono dietro l'angolo. È più di 70, dico. Oh, qua ci siamo quasi. È stata una bella estate.
Qua ci siamo quasi. La parte lavorativa non mi posso lamentare, come sempre i clienti sono numerosi, calorosi, fatica tanta, però viene ricompensato. Esatto, riconoscimenti altrettanto. Questo King veniamo incoronati, i clienti sono tutti entusiasti, ancora oggi mi fanno i complimenti. Cosa c'hai? Altre situazioni del genere in programma? Vi farò sapere strada facendo. Sì. Come vediamo la nostra pizza. Ah, bella, bella. Questa è una margherita classica che... Mamma mia, che profumo. Fare, vediamo la struttura. Grazie, si tiene. Che profumo. È un impasto molto, molto ricco. Comunque ancora il caldo si fa. Impasto ricco, mi ci fico. Bel letto di rucola. Ecco, già a me questo verde inizia a darmi fastidio, lo sai, no? Tu me lo fai a... No, l'assaggio anch'io, non ti preoccupare. Andiamo ad adagiare i nostri datterini per dargli anche un bel colore, sempre con una certa grazia. E chi è? Deve venire. Ancora non si è vista. Ancora no. E questo è il carpaccio di cui ci hai parlato, che avevi precedentemente scottato. Sì, sono sbollentato. Poi l'hai affettato, ovviamente. Sì. Bello, 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 bello. Non lo hai condito con niente. Cosa ci mettiamo sopra? Filo d'olio d'oliva, insaporito all'aglio. Sì. La glassa di aceto balsamico. Ah, ecco, c'è anche una glassa di aceto balsamico. Perché sai, l'acidità, quella del pomodorino, non basta. Filo d'olio, insaporito, per dare la nostra nota liquida che i clienti si aspettano sempre. Come vediamo la nostra e voilà pizza. E voilà. Pizza che sta prendendo molto sì, ottimo, ottimo profumo. Abbinamento. Posso chiederti una cosa? Sì. Questa rucola ha un profumo molto intenso, ma è una rucola d'allevamento, cioè di quella coltivata. Sì. Nonostante la tutto. La selvatica già non si potrebbe usare in pizzeria perché non ha una certificazione, quindi non ha un'origine. Però ha un profumo proprio tipico di quella selvatica, più che di quella coltivata. Fatto perché ormai anche le colture intensive ormai cercano di assomigliare anche al prodotto. Beh, vabbè, questo più che un incrocio mi sembra una rotatoria. Adesso andiamo al taglio. Sì, no. No. La gustiamo. La mangio tutta, secondo me non è manco necessario tagliarla. Io non la taglierei neanche, me la mangerei direttamente così. Cosa ne dici? Cioè, la pieghiamo. Dai, ce la dividiamo in due. Va bene. Morso per dietro uno. Le quinte. Qua adesso. Tu mettiti dietro le quinte, io un po' prima, magari dietro le terze, massimo le quarte. Il nostro impasto ha risposto bene. No, fammi vedere gli alveoli, sennò poi alveoli qualcuno a casa dice sempre. Ma guarda che già quando lo ha bello vuoto, il cornicione. La nostra pizza ha risposto bene alla cottura. Perfetto. Quindi l'evaporazione dell'acqua e quindi la nostra digeribilità sarà doc. Totale. Ottima e abbondante. Signori, bentornati all'era della pizza con Matteo e Graziano. Anzi, avevo voglia di fare una è meglio. E ci vediamo sabato prossimo. Dito. Ma tu li va a viz, cavo un marolandop, ma tu li va a viz.
Investi nel tuo futuro con il corso di alta formazione tecnico superiore per la filiera cerealicola. Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di agosto. Per informazioni e iscrizioni telefona allo 079 24 34 56 oppure scrivi una mail a info@tagss.it o recati presso la segreteria della Fondazione ITS Tag SS in via Bellini 5. Raccolta fondi per la Croce Medica di Sassari. Dopo l'incendio doloso della vettura destinata ai servizi per anziani e disabili, l'associazione ha bisogno di aiuti concreti. Dona il tuo contributo all'IBAN IT 97 M076 11 72 00 00 10 46 18 91 95. Intestato a Emergenza Sanitaria Croce Medica Sassari con la causale Rialziamoci Insieme. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.